Ciao! Questo lavaggio è semplice, lo può fare chiunque. Non abbiamo bisogno di particolari attrezzature. Oggi utilizzerò uno shampoo ceramico che, a differenza dello shampoo normale, lava, sigilla, protegge per 90 giorni in un'unica soluzione, donando alla superficie una capacità idrofobica e autopulente. E lascia una superficie setosa al pari di una cera. Però, c'è sempre un però. Anche nella semplicità devi seguire tutti gli step che ti lascio di seguito in questo video. Per esempio, sapevi che va fatto il pre-lavaggio prima dello shampoo e poi il risciacquo va fatto dal basso verso l'alto? In questo video scoprirai questo ed altro. Tu cosa devi fare? Ti devi iscrivere, mettere like, lasciami un commento se hai bisogno di informazioni, sarò lieto di rispondere. E poi ricordati che qui sotto in descrizione ti lascio un link con tutti i prodotti Mafra Maniac Line che puoi comprare. Buona visione! Ciao a tutti e bentornati su Officina del Pilota. Sono da iWrap, dal mio amico Gianluca che ci ha ospitato per questo lavaggio. Utilizzerò i prodotti della Maniac Line di Mafra, nella fattispecie Ceramic Shampoo. La Subaru ha fatto un po' di strada, come puoi notare è piena di fango, è sporchissima. Anche i cerchi sono da decontaminare perché c'è di tutto sopra. Quindi mettiti sul divano, prendi carta e penna, prendi appunti e andiamo. Buona visione! Comincio dai cerchi, utilizzo Wheel & Tire Cleaner, che è fantastico, con l'ausilio del pennellazzo marrone, quello che sgrassa di più, un po' più duro. Questo prodotto rimuove polveri di freni e sporco stradale. Nel caso i nostri cerchi fossero sporchissimi, come quelli della Subaru, andiamo a diluire il prodotto 1 a 3. Normalmente si diluisce 1 a 5. Diluiamo 1 a 3 con questo diluitore che ci fornisce Mafra. Ecco qua. Ragazzi, non facciamo mai asciugare il prodotto sulla superficie, quindi è consigliabile lavare l'auto in zone d'ombra, mai sotto il sole. Possiamo spruzzare il prodotto sugli pneumatici e sul cerchio. Poi con un pennello ci aiutiamo andando nelle zone più nascoste. Lasciamo agire il prodotto tra i 2 e i 5 minuti. Ragazzi, mi avete chiesto: Matteo, ci fai vedere un lavaggio facile che possiamo fare tutti anche senza l'utilizzo di quel garage bello che hai tu? Eccolo qua, questo è semplicissimo, ti servono semplicemente i prodotti della Mafra, il pennello, i cerchi, come puoi vedere neanche li ho smontati, quindi è molto semplice, devi rifare esattamente la stessa cosa e vedrai che otterrai un risultato fantastico. Sempre sui cerchi, dopo aver applicato e risciacquato il Wheel & Tire, usiamo l'Iron Remover, lo spruzziamo e vi faccio vedere cosa succede. Questo è un decontaminante ferroso. Questa tipica colorazione violacea vuol dire che il prodotto sta agendo sulla superficie. Dove non riesco ad arrivare mi aiuto con il pennello. Pre-wash, pre-lavaggio, normalmente diluisco 1 a 50, nel caso di questa Subaru, che è molto sporca, farò 1 a 30, equivale a dire che in un litro d'acqua, nella foam gun, metterò 3 tappi. Con la Nebula Foam torniamo al discorso di prima, lavaggio semplice, senza idropulitrice. Compri questo e sei a posto. Ricordiamoci di distribuire il prodotto dal basso verso l'alto, di ricoprire bene tutta la superficie e poi di risciacquare abbondantemente. Ma perché lavoriamo dal basso verso l'alto? Lo facciamo per evitare che ci sia una caduta di prodotto che potrebbe lasciare delle striature, non rendendo uniforme il risultato finale. Anche il risciacquo del prelavaggio è dal basso verso l'alto.
Non essendoci un'azione meccanica, il pre-wash aiuta a portare via lo sporco in modo tale che nello step successivo, lo shampoo, possiamo utilizzare il guanto evitando di fare graffi. Devi sapere, caro Gianluca, che questo prodotto qui ha un'azione idrofobica sulla carrozzeria. Fantastica, no? Anche per quello che devi fare tu qua. È come se mettessi la cera con questo lavaggio, 3 in 1, una bomba atomica. Fantastico, quanto dura? 90 giorni. Metto 4 tappi di shampoo ceramico in un secchio d'acqua. Attenzione a queste tip. Allora, è uno shampoo ceramico. A differenza degli altri shampoo, partiamo dal basso, andiamo verso l'alto. Di conseguenza, la parte blu del guanto farà le parti basse. La parte gialla farà il cofano, i vetri e il tetto. Poi dobbiamo ricordarci di fare a blocchi, cioè un pezzo, un pannello, uno sportello, un cofano, perché il prodotto non si deve asciugare. Ora è inverno, non siamo sotto il sole, quindi non c'è problema, ma nel caso la lavassi d'estate stai attento. Ho fatto questi due pannelli e li risciacquo. Dopo farò la parte sempre bassa posteriore della macchina, il paraurti anteriore e poi passo alla parte alta con il lato giallo del guanto. Giro il guanto e vado nelle parti alte, ma prima lo risciacquo nel secchio di acqua perfettamente pulita e con la griglietta sotto. Guardate come l'acqua scivola sulla carrozzeria. Questo succede grazie all'azione idrofobica del prodotto. Col panno della Mafra asciugo l'automobile, dal lato senza pelo faccio i vetri e dal lato col pelo la carrozzeria. Di questi magnifici panni in microfibra usane sempre due, così uno lo utilizzi per i vetri e l'altro per la carrozzeria. Finito, che te ne pare? Allora, tu se segui tutti gli step, utilizzi questi prodotti come ho fatto io, vedrai che otterrai un buonissimo risultato. È vero, ci vuole un po' di tempo, una mezza giornata diciamo, è abbastanza faticoso, sì, però i veri maniaci dell'auto fanno così. Adesso te la faccio vedere mentre chiudiamo il video, se ti è piaciuto lasciami un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, insomma fai tutto quello che vuoi e poi sappi che qui sotto in descrizione ti lascio un link per acquistare i prodotti Mafra Maniac Line che ho utilizzato io in questo video, d'accordo? Noi ci vediamo alla prossima, ciao!